Quelli nuovi sono già pronti per viaggiare su strada, mentre gli altri, per il momento, verranno messi a riposo, anche se in un prossimo futuro potrebbero essere destinati ad altre realtà del territorio che necessitano di veicoli per le proprie attività quotidiane. Eccoli qua, i nuovi mezzi in dotazione della Polizia Municipale di Arezzo. Automobili e motociclette saranno in dotazione agli agenti che ben presto potranno contare anche sul supporto di nuovo personale in arrivo con il bando di assunzione previsto direttamente dall'amministrazione comunale. Le nuove auto daranno nuova efficienza, migliore efficienza al Corpo di Polizia Municipale, così come l'impianto di telecamere sul quale stiamo lavorando, così come l'acquisizione di nuovo personale, il concorso che faremo anche per gli ufficiali di cui siamo particolarmente carenti, e tutto questo per riuscire a dare loro la forza e i mezzi per poter lavorare. Già stanno facendo tantissimo, io penso che con questi nuovi mezzi e con l'efficienza di cui si sono dotati si possa dare un servizio migliore ai cittadini. Vedremo se è possibile in qualche modo renderli disponibili per quelle associazioni, diciamo collegate comunque al comune o che dal comune ricevono spesso incentivi e risorse per meglio svolgere il loro servizio, in modo tale che, come dire, abbiano perlomeno anche una piccola panda che funziona, magari consuma tantissimo, quindi per i vigili del urbani non andrebbe bene, ma magari per altri istituti forse sì. Si tratta di due nuove autovetture che si vanno ad aggiungere alle tre in moto acquistate l'anno scorso e alle quali si aggiungeranno altre 10 Giulietta nel corso dell'anno. L'intenzione è quella di dotare il Corpo della Polizia Municipale di autovetture, mezzi, attrezzature idonee a svolgere un servizio importante, sempre in crescendo, perché la Polizia Municipale, non tutti lo sanno, ma fanno veramente tantissimi servizi che i cittadini non notano in maniera diretta, ma che sono molto importanti per il territorio. Questo fa parte di un pacchetto che l'amministrazione di Arezzo ha inteso mettere a disposizione della Polizia Municipale, proprio perché è un'amministrazione che è sensibile al tema della sicurezza. Noi siamo ovviamente impegnati sul fronte, anche l'altro giorno l'arresto che è stato fatto è stato determinato dal fatto che la nostra pattuglia era vicina al fatto dove è avvenuto l'increscioso episodio del bar e quindi ha permesso un intervento direi quasi immediato permettendoci di trarre in arresto il soggetto. Questo testimonia di una presenza, non posso neanche dire capillare perché ovviamente esagererei, però di una presenza continua nelle zone più difficili della città di Arezzo. Anche attualmente, per dire, noi siamo presenti tutti i giorni con servizi mirati nella zona di Saione, nella zona del Pionta, a San Zeno, nella zona di Olmo, per cui abbiamo i vigili di quartiere che girano anche per le frazioni. Ovviamente i numeri sono quelli che sono, non possiamo essere sempre e comunque dappertutto, perché questo purtroppo non ci è permesso, dato il numero mai adeguato alle esigenze della città. Però sicuramente testimonia dell'importanza che l'amministrazione intende dare giorno per giorno al tema della sicurezza.